L'estrema variabilità di alimenti prodotti e commercializzati nei paesi del Mediterraneo riveste particolare importanza per l'economia e per le attività politico-sociali. Il contesto geoterritoriale, le tradizioni e la cultura delle diverse regioni, come anche le conoscenze, la ricerca scientifica, le abitudini alimentari e la propensione al consumo, sono uno strumento di fondamentale importanza per lo sviluppo e il consolidamento del sistema agroalimentare e dell'economia. Tali aspetti costituiscono la base per una politica di miglioramento finalizzata allo sviluppo e incentivazione di un sistema produttivo agroalimentare che vede l'alimento non solo come oggetto di scambio commerciale, ma soprattutto come veicolo vettore delle molteplici attività economiche, culturali e religiose che si intrecciano e si svolgono nel bacino del Mediterraneo. In questo contesto si sono sviluppati sistemi culturali e di allevamento che hanno consentito l'avvio e l'affermazione di processi produttivi semplici e complessi a sostegno e valorizzazione delle fasi di preparazione, trasformazione, somministrazione che conferiscono al prodotto processo caratteristiche peculiari. Nel bacino del Mediterraneo, crocevia di importanti flussi commerciali, turistici e migratori, gli alimenti legati e interconnessi alla tradizione e cultura mediterranea, caratterizzati da specifici requisiti igienico-sanitari, hanno un'intrinseca valenza salutistica e nutraceutica che li contraddistingue da prodotti alimentari di altra origine. In un mercato libero e globalizzato, questi ultimi non sempre sono facilmente identificabili e differenziabili. Il ruolo della ricerca e dell'innovazione è di fondamentale importanza per contrastare quelle visioni di politica agricola e commerciale che si discostano da quella promossa dalla Food and Nutrition Security, amplificando rischi e incertezze nei consumatori. A tale scopo, il contributo della spin-off Made in Food dell'Università di Bari Aldo Moro, insieme ad aziende, enti e altre università, è quello di rappresentare l'anello di congiunzione e un momento di riflessione sui sistemi di qualificazione, controllo e valorizzazione delle produzioni alimentari delle regioni del Mediterraneo, con l'obiettivo di promuovere e sostenere la dieta mediterranea, sia come patrimonio immateriale dell'UNESCO, sia come patrimonio culturale dei consumatori. Il tema centrale di Expo 2015, nutrire il pianeta, energia per la vita, è perfettamente allineato con la necessità di affermare la centralità di un'alimentazione adeguata e sostenibile. Infine, occorre ricordare che la globalizzazione ha definitivamente trasformato i sistemi socio-economici, agricoli e di produzione alimentare, cambiando profondamente lo scenario mondiale. Mutano i protagonisti dei flussi commerciali, si trasformano le strategie che guidano le politiche degli stati, si evolvono gli orientamenti, i gusti e le scelte dei consumatori. Tale cambiamento costituisce un'opportunità, seppur non priva di rischio, e rappresenta una grande sfida per la salvaguardia e tutela di prodotti legati al territorio del bacino del Mediterraneo.